Quando siete pronti, datemi via. 3, 2, 1, via. Buongiorno gentili telespettatori di Telerompo, siamo qui per la nostra intervista Disavventure Quotidiane e abbiamo il nostro signor... Lei è il signor? Io? Sì. Michele Posalacquaglia. Buongiorno signor Michele Posalacquaglia. Allora ci racconti, noi abbiamo saputo che lei viene da una disavventura. Da dove vengo io? Da una disavventura che l'ha provata. No, io non ho provato niente, tengo solo la sigaretta. No, signor Michele, ascolti. Ascolti, noi abbiamo saputo che lei è stato in Gattabuia. No, non tengo la gatta, ti tengo un gana. Ma che cosa ha capito, signor Michele? Chi allora, ascolti, noi sappiamo che lei è stato in prigione, giusto? Ah, la prigione! Sì, io. Sì, ci racconti perché? Ah, pure voi lo siete saputo. E quello è stato che... È stato che... Praticamente, mo ve lo racconto. Certo, con calma. Con calma. Allora, praticamente, al paese mio, stava un giorno la festa patronale? Festa patronale, no? È che praticamente passa la processione da sotto a casa. Sì. Oh, e quando passa la processione da sotto a casa, tutti quanti dal balcone diciamo che buttano i fiori giù alla processione. L'usanza, sì. E quelli usanza. Sotto balcone come stava mia suocera che si chiamava Rosa. Si chiamava. E che a un certo punto mi sono distraiato e l'ho presa e l'ho buttata giù insieme a tutti gli altri fiori. E quelli dopo il fatto che mi hanno preso, mi hanno portato dentro alla prigione. Tristissima disavventura, signor Michele, ci dispiace davvero tanto per lei, ci dispiace. Bene, telespettatori di Telerompo, per oggi è tutto con la nostra rubrica Disavventure Quotidiane. Alla prossima. Salve, signor Michele, grazie. Ciao signora, mo costei. Arrivederci. Però ce l'ha adesso la botta che...